Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, video che ho promesso di girare almeno una volta ogni 2 mesi, ovvero il video dei top e flop del periodo. Allora, prima di iniziare questo video devo fare un mega saluto e mando appunto un bacione enorme, proprio enorme, a Nicolò, un ragazzo di Firenze, troppo simpatico. Ne stavo parlando con una mia amica e abbiamo constatato che la sua voce e la tua voce è praticamente la stessa voce di Paolo Ruffini, cioè quindi tipo che io e la mia amica, cioè, proprio ci scompisciamo, cioè, ci piace da morire, a me piace da morire la parlata fiorentina, quindi anche perché stavo scherzando con lui sul fatto che venì l'anno scorso a Firenze, però non mi è piaciuta, cioè ho detto guarda, Firenze per me è storica, però non mi è piaciuta perché io sono andata lì, sì, a parte i monumenti, speravo di sentire qualcuno parlare in fiorentino, ma zero, cioè giuro, ho sentito tutte le lingue tranne tranne il fiorentino, quindi inglese, spagnolo, francese, di tutto. Ho trovato un barese, cioè per dire, un barese che lavorava lì, aveva una bancarella, però fiorentini zero, quindi poi mi sono ricreduta con lui, troppo simpatico, quindi un grande bacione a Nicolò. Ritorniamo, nel frattempo qui sta diventando buiissimo, sta diventando buio, sono le 5, io mi devo sbrigare a girare questo video dei top e flop, appunto top e flop del periodo. Allora, devo dire che in questo periodo ho provato diverse cose, però se ve le devo mettere tutte nel video, facciamo proprio notte, quindi cercherò di essere concreta e sbrigarmi con sto. Allora, primo prodotto promosso e bocciato del periodo. Allora, questi due fondotinta sono entrambi di Avon. Questo l'ho preso forse 5 mesi fa, iniziai ad utilizzarlo nel periodo, sì, iniziai ad utilizzarlo nel periodo prima, no, primavera, non mi ricordo, prima dell'estate, sì, primavera. Poi l'ho accantonato e ho ripreso ad utilizzarlo, quindi è quasi finito. Tra l'altro sto finendo un sacco di prodotti e poi cercherò di girare un video sui prodotti smaltiti. E questo per me è promosso, ha un finish davvero particolare, mi piace proprio come lascia, la sua texture mi piace davvero tanto, quindi molto buono. Questo è il Avon Magix. Sì, purtroppo ho dovuto accendere il flash perché c'è poca luce, quindi vabbè, comunque fidatevi, il Avon Magix, colorazione cream natural. Io comunque nell'info box vi lascio tutti i prodotti che vi farò vedere nel video e anche le colorazioni, così se salto qualcosa, prezzi alcuni li ricordo, altri no. Questo costava, se non erro, 10,95 € in offerta, almeno credo. Poi questo qui invece l'ho preso in campagna 12 ed è l'Extra Lasting, sempre di Avon, sempre un 30 ml, questo con la boccettina in vetro. Allora, colorazione ivory, che dire, quello lì mi piace tanto, non si vede la colorazione, questo qui mi piace tanto, è un fondotinta cremoso, mentre questo è molto ma molto liquido. Coprenza medio alta con due passate, coprenza bassa media con due passate, sottotono rosato, sottotono, bene o male il fondotinta Avon hanno, cioè bene o male, male, perché i fondotinta Avon o hanno un sottotono rosato o hanno un sottotono giallognolo, non hanno un sottotono neutro, quindi o la va o la spacca. Questo è un sottotono rosato, io forse per il mio tipo di incarnato è fin troppo rosato, ed è ivory, quindi la colorazione più chiara. Consigliato se... Io ne ho presi due perché ero in offerta, se non erro, da 18,95 € a 5,50 €, quindi ne ho presi due, ho fatto una grandissima cavolata, però fa nulla. Se
comunque lo sto utilizzando e lo dovrò finire e poi dovrò aprire l'altro e finire pure quello. Però ecco, se non avete problemi di imperfezioni, non è male. Comunque carino, il packaging si fa un po' schifo perché ovviamente lo utilizzo tutti i giorni, però non è male, ecco. Allora, poi un altro prodotto sempre per quanto riguarda il make-up promosso è questo prodottino di Essence che ho visto recensire da Valeria, da Carmen, da Lolla, quindi corsa agli stand Essence per acquistarlo e devo dire che effettivamente è straordinario. Allora, sto parlando dell'Essence Stay Matte, Stay Lip Cream Matte. Ed è appunto molto simile agli Stay All Day, se non erro. Sì, Essence, insomma, lip gloss di Essence. Però questo è tipo una tinta barra rossetto. Cioè, la colorazione è bellissima, è proprio bella, lascia un effetto particolarissimo sulle labbra. Resta totalmente opaco. La prima volta che l'ho utilizzato, stavo andando a prendere una birra con un amico. Che è detto così proprio da stavo per una birra con un amico. No, ho accompagnato un mio amico a prendere una birra e gli ho detto: guarda, aspetta, Vito, devo provare questo rossetto, vediamo quanto dura. E nel frattempo lui mi parlava del suo viaggio a Parigi e mi fa: Vale, ma ti si stanno ritirando le labbra? Mi si stava seccando. Effettivamente tende a seccarsi un po'. Non fate la seconda passata perché vi viene un macello. L'ho indossato, io l'ho provato il giorno prima del mio compleanno per vedere la tenuta, come avrebbe reagito sulle mie labbra. Insomma, mi sono fidata di voi, però insomma, lo volevo provare sulla mia pelle. Devo dire, alla fine è un buon prodotto, mi piace, sicuramente acquisterò altri colori. Tende a seccare le labbra, però dura parecchio, cioè per essere un rossettino, rossettino, lip gloss, come volete, secondo me è una tinta questa. È ottimo, davvero ottimo. La colorazione è la 04 Skill Red. Poi, prezzo di questo, credo intorno alle 3 euro massimo, 3,40, 3,45, insomma, questi sono i prezzi di Essence. Poi, un prodotto promosso e uno bocciato, Kiko. Allora, su questo qui non spenderò tantissime parole perché ho girato un tutorial, che ora non ricordo precisamente il nome del tutorial, però appunto ne parlo di questo mascara che è l'Ultra Tech di Kiko. Fenomenale, meraviglioso, mi piace. Vi dico solo che mi piace e al momento è uno dei miei preferiti perché allunga tantissimo le ciglia, le rende folte, cioè questo colore è drammatico, quindi mi piace tantissimo. Non mi piacciono i mascara con lo scovolino in silicone, però questo mi fa impazzire, mi fa proprio impazzire, quindi è stra promosso, è uno dei miei mascara preferiti del momento, è veramente il migliore. Bocciato questo è sempre di Kiko ed è il Luxurious Lasher Extra Volume Blusher Mascara. Bocciatissimo, cioè bocciatissimo, mi sono fatta ingannare terribilmente dal packaging di questo mascara. E se non sbaglio, Camilla, Cam Colors and Beauty, aveva comprato lo stesso mascara e anche lei si è fatta ingannare dal packaging, perché il packaging è davvero bellissimo, cioè l'impressione di essere un mascara strafigo, però in realtà il mascara fa pena. Lo scovolino è enorme, quindi cioè, in automatico proprio non vado a pettinare ciglia, ma vado a pettinare la palpebra superiore e inferiore. Quindi bocciato, bocciato, non, poi non ha questo effetto chissà che, poi la commessa lei tutta entusiasta, ma no, prendi questo. E io dentro di me sapevo di non potermi fidare, però vabbè, non mi sono fidata, mi sono fidata. Altri promossi bocciati, questi ve li faccio vedere insieme perché non voglio farvi perdere tempo e parlare a lungo andare di
prodotti che magari mi piacciono meno, mi piacciono di più, e magari fare una recensione singola di un solo prodotto, un solo shampoo, tutto il resto. Ho provato diversi shampoo in questo periodo e questi diciamo che sono i tre che vanno tra i promossi, promosso, bocciato e limbo. Allora, il bocciato bocciatissimo che trovai in una My Beauty Box, se non erro, sì, però non ricordo, cioè, sono sicura che è una My Beauty Box, e poi infatti vi dissi, ragazzi, lo provo e poi vi faccio sapere se è promosso o bocciato. È bocciatissimo. Allora, è lo shampoo di Equilibra. Sarà anche uno shampoo con un inci, wow, però... Cioè, ragazzi e ragazze, non se, cioè io non ce la faccio ad utilizzare. È nuovo, cioè lo regalerò a mio padre, lo regalo a mio padre, tanto, cioè voglio dire, non ha chissà quanti capelli, quindi secondo me va bene per papà. Quindi appunto questo è lo shampoo Equilibria, questo è esattamente per i capelli colorati, però ragazzi giuro non riesco proprio ad utilizzarlo, cioè mi lascia i capelli aridi, brutti, sembra uno spaventapassero, uno spaventapasseri, quindi no, veramente brutto, 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 non mi piace. Non auguratemi nessun male, nessun cancro, niente di niente. Ho utilizzato il Pantene e lo sto finendo. In realtà il mio intento non era prendere il Pantene, sì, era l'intento di prendere il Pantene liscio effetto seta, però non due in uno, cioè c'è stato un errore quando ho preso questo. Non volevo prendere balsamo e shampoo insieme perché non ho, cioè odio prendere shampoo e balsamo insieme, un unico prodotto non funziona. Nel limbo perché in realtà lo vorrei bocciare, però mi piace tantissimo quando lo utilizzo. Mi lascia proprio questo effetto televisione, cioè capelli wow, Pantene. Per chi non si accontenta, no, mi sa che non è per non si accontenta. Fatemi sapere perché cos'è Pantene. Cioè, so che c'era una frase che diceva quella della Pantene, però non mi ricordo perché valgo, no. Se non sbaglio L'Oreal, perché valgo. Pantene è qualcos'altro, però c'era la sua frasetta, Pantene. Vabbè, prezzo 2,50 euro, credo. Capelli normali, spessi. Mi piace il primo giorno, il secondo giorno i capelli sono già da rilavare, quindi... no, quindi proprio no, lo mettiamo nel limbo, però lo finisco, poi amen, al massimo, però voglio ricomprarlo, ma solo lo shampoo, solo lo shampoo, e vedere l'effetto che ha solo lo shampoo, perché forse shampoo e balsamo insieme, no, no. Invece un promosso, strapromosso, che sto adorando, è veramente, è amore, ed è questo Sunsilk brillantezza e lucentezza, preso in balia della disperazione più totale quando appunto ho utilizzato questo che mi ha spento i capelli, cioè me li ha spenti totalmente, non avevo un filo di luce sui capelli, e quindi sono andata a comprare un po' di tutto per lucidare i capelli. Mi mancava solo l'olio per friggere così, i miei capelli, quindi potevo mettere di tutto e i miei capelli non brillavano, non avevano assolutamente un filo di luce. Ora un tantino luccicano un po' di più, però diciamo che siamo sempre lì. Stiamo parlando del Sunsilk brillantezza seducente. Capelli spenti e opachi. Allora, è quello con il tappino, non so se si riesce a vedere, perlato. Prezzo dello shampoo 2,10 euro, ovviamente dipende un po' da dove lo prendete, lo potete pagare anche 2,50 euro, come potete pagare anche 1,99 euro. A me piace tanto, tanto, tanto. Piace tanto, sicuramente pieno di siliconi e tutto il resto, però a me sto prodotto mi sta facendo impazzire, quindi è uno strapromosso del periodo. Altro prodotto che mi sta piacendo è questo smaltino di Colistar nella colorazione cioccolato. Che poi è quello che ho su in questo momento, si sta rovinando, si è opacizzato, però cioè, calcolate che ce l'ho dal 25 ottobre, quindi oggi è 6, no, oggi è 5, quindi sì, cioè ci sta tutto, cioè
stanno crescendo le unghie, quindi si è opacizzato nel frattempo, però calcolate che non ho messo top coat, quindi è fantastico, è davvero fantastico, è del numero 85, cioccolato, bello, 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 mi è piaciuto davvero tanto, 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 tanto. Finiamo con un prodotto che io ho visto recensire qui su Facebook, su YouTube, come Essence Ace qualcosa, ora non ricordo esattamente, comunque sono quegli ombrettini di Essence, questo è precisamente il Ticket to Paradise, è una collezione di La Gardenia, due mesi, tre mesi fa, quindi questa è la colorazione. In realtà è azzurro, cioè un celestino chiarissimo tendente al grigio, ma non rilascia colore, rilascia soltanto glitter, quindi nel momento in cui lo utilizzate, non va a rilasciare colore, ma rilascia solo ed esclusivamente glitter. Quindi io lo utilizzo sinceramente dopo aver realizzato un trucco magari sul blu, come punto luce, quindi è carino perché ha questo effetto punto luce sulla palpebra. Niente ragazzi e ragazze, io spero di non avervi annoiato, se Nicolò sta ancora seguendo il video vi mando un altro bacione, un bacione a tutti voi e al prossimo video, ciao ragazzi.